Mister, dopo un primo tempo che ha visto la Triestina comandare per lunghi tratti il gioco, nel secondo tempo cosa è successo? Un crollo fisico o sei più arrabbiato per l'approccio magari dimesso della squadra? Ma più che altro nel primo tempo dovevamo cercare di fare gol in quelle occasioni che ci sono state. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto male, bisogna riconoscere. Nel secondo tempo non siamo scesi in campo con la cattiveria, la determinazione che ci vogliono in queste partite, e questo è il lato che mi fa più arrabbiare, nel senso che sul lato agonistico non dobbiamo mai mancare. E in questa partita nel secondo tempo non siamo stati agonisticamente né tatticamente, e mi prendo anche le mie colpe, perché chiaramente se succede questo vuol dire che anch'io ho qualcosa sbagliato. Perciò dobbiamo guardare in faccia la realtà: nel secondo tempo non abbiamo fatto quello che si doveva fare e l'abbiamo fatto male. Mister, hai cercato di allargare un po' il gioco sulle corsie col cambio di Sarno, di aumentare il peso offensivo con l'ingresso di Litteri, però i frutti non sono arrivati. No, ho detto, non eravamo tosti come di solito lo siamo. Di solito noi, anche quando prendiamo gol, abbiamo sempre delle reazioni veementi, non molliamo mai. In questa partita invece non ho visto questo, e questo è un mea culpa che dobbiamo prenderci io e i miei giocatori, nel senso che tutti insieme dobbiamo capire perché succedono queste cose, e questo guardare la realtà, che oggi nel secondo tempo siamo calati, non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ma soprattutto quello a livello agonistico non eravamo quello che di solito siamo. Quanto pesa oggettivamente la condizione fisica e la panchina, la possibilità di scelta? No, non voglio avere attenuanti, né scuse, non dobbiamo avere alibi di niente, perciò questo non deve essere per noi, anche la partita ravvicinata, non ci devono essere scuse. Perciò adesso da domani testa la prossima partita, perché dobbiamo far bene, perché dobbiamo giocare bene, dobbiamo essere noi stessi e capire come mai ci succedono queste situazioni, per venirne fuori, perché poi quando sarà il momento cruciale, soprattutto ai playoff, bisognerà avere la testa giusta per fare queste partite. Ultima cosa, mister, su cosa lavorare nei pochi giorni che ci separano dalla prossima partita sul campo del Perù? Più l'aspetto mentale che tattico, perché oggi non è un discorso tattico, non è un discorso, è un discorso di atteggiamento, e su questo dobbiamo capire perché è successo. Grazie.